Tommy Colussa ha raggiunto il suo obiettivo, le 10 cime di vetta con il progetto Walking Wolf. L'ultima tappa, la più difficile, il Piz Paradisin, oltre 3.300 metri di altezza. A documentare l'impresa, Gloria Massera. Grazie a Matteo che ci ha aperto la strada e la Gloria che ci ha dato una mano a chiudere, siamo riusciti a salire fino a questo. 10 vette sopra i 3.000 metri, l'ultima il Paradisin in cordata. Nulla di eccezionale se non fosse che a compiere l'impresa è stato Numb, cane lupo cecoslovacco di un anno il 5 luglio scorso, ovviamente in team. Siamo riusciti a chiuderli, dico la verità, a un certo punto pensavo che non ce l'avremmo fatta a salire al Paradisin, con lui ovviamente, perché ci sono, dal ghiacciaio in poi ci sono dei punti veramente, bisogna avere sei occhi, e quattro gambe anche, diciamo, montagne del genere bisogna affidarsi assolutamente a chi le fa di mestiere, chi della montagna ha fatto la sua vita e ti porta su in sicurezza. Infatti per la prima volta siamo venuti su in cordata, giustamente, assolutamente, assolutamente pro, e non ci siamo mai sentiti in pericolo, soprattutto, e questa è la cosa più importante. E ancora di più, guardando chi lo fa, si imparano tantissime cose, dove mettere i piedi, dove mettere le mani, eccetera. Insomma, per l'alpinista a quattro zampe una vetta non certo facile. Per quello che riguarda noi, ovviamente, chiudere tutti e 10 i NOS è una grande soddisfazione, anche perché a metà percorso, quando ne avevamo fatti 5-6, sembrava che il Paradisin con lui, non si riuscisse a farlo, invece ce l'ha fatta con qualche difficoltà, perché comunque è un percorso non propriamente adatto per i cani, ma ce l'abbiamo fatta stiamo tutti benissimo. Una vetta speciale, il Paradisin, anche per il passaggio sull'omonimo ghiacciaio. Matteo, siamo arrivati al Paradisin, una salita non facile che probabilmente tu hai fatto tante volte e che sarà anche cambiata nel tempo. Ma è cambiata molto nel tempo, chiaramente per il ritiro del ghiacciaio, cioè tra tutte le cime di Livigno il Paradisin è quello dove il cambiamento è stato più evidente. Perché io ricordo le prime volte che sono salito, praticamente si saliva su neve fino sotto il salto finale della cima, perché sotto di noi c'era un ghiacciaio che raggiungeva esattamente la cresta. Con il tempo, chiaramente, adesso è cambiato completamente.